Li avete poi comprati i biglietti come vi ho chiesto 2 settimane fa? No. Quali sono i migliori? In balconata o in prima fila? No. Invece, chi è il tuo amico? Ma chi è? Ho cercato di buttarlo fuori. Non possiamo liberarcene. Non lo so. Ma è qui dall'inizio. Scommetto che è solo un glitch. Beh, il glitch ha scritto un messaggio. Che dite che può essere? Questo è l'account di Laura. Chi hackerà l'account di una morta? Potrebbe essere Laura. Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti o ben ritrovati su Fotogrammi. Io sono Daniela Cappelletti e quest'oggi ho deciso di portarvi con me a fare un viaggio in una delle pellicole horror più belle e interessanti degli ultimi anni. Si tratta di Unfriended, un film di Lethan Gabriels uscito nelle sale cinematografiche nell'ormai lontano 2014. Il film racconta la storia di Laura Burns, una ragazza vittima di bullismo che arriva a un punto molto brutto, se così lo possiamo definire. Sceglie infatti di togliersi la vita in seguito alle minacce, agli insulti e a qualunque cosa le sia stato rivolto in seguito alla pubblicazione di questo video su tutte le piattaforme social. Come in un classico cinema horror che si rispetti, lo spirito di Laura torna in occasione di un suo anniversario. Piccola parentesi, non è dato sapere allo spettatore se sia il primo, il secondo o il terzo anniversario, per trovare il responsabile o la responsabile di questo video. La scelta, non così casuale, ricade su un gruppo di amici, tra cui spicca la sua ex migliore amica, Blair, interpretata da Shelley Hennings. Blair, insieme ai suoi amici Mitch, Adam, Jess, Val, si ritrova come ogni sera su una piattaforma, che oggi potremmo quasi parlare di Teams o di Zoom, per parlare del più e del meno della giornata, per capire cosa bisogna fare l'indomani per la scuola e per discutere delle prossime uscite. Lo spirito di Laura, sotto mentite spoglie, interrompe questa conversazione e getta tutti quanti in uno stato di panico e ansia. A uno, infatti, i protagonisti di questa pellicola devono fare i conti con quello che hanno commesso, con le bugie raccontate agli stessi amici e anche con questo video che lo spirito continua a riproporre a ognuno di loro, incalzando e mettendo uno contro l'altro per poter trovare il vero responsabile. In realtà Laura sa perfettamente chi è stato, ma non lo vuole scoprire da sola, vuole che questa persona si renda conto di quello che ha causato e che quindi venga a patto con la propria coscienza e che capisca l'errore. Come finisce il film? Io non ve lo voglio spoilerare, ma vi voglio raccontare il retroscena. Innanzitutto, il film presentato al Fantasia Film Festival di quell'anno ha ottenuto un successo plateale sia nelle sale cinematografiche sia nella critica. Con gli ottimi incassi forse possiamo trovare delle spiegazioni. La prima riguarda il tema. Il tema del bullismo è un argomento fin troppo attuale. Troppo spesso si sentono di ragazzi e ragazze che a causa delle continue vessazioni molto pesanti raggiungono il limite, non sopportano più questa pressione sociale e mediatica a cui sono sottoposti e scelgono di togliersi la vita. I social poi sono una delle armi più letali che ci siano in circolazione. Una parola finisce più dalla spada, dice un detto, ed effettivamente è vero. All'epoca, vi parlo appunto del 2014, quindi un bel po' di anni fa, se parliamo proprio a livello di sviluppo di social, non c'era Instagram, o se c'era ancora non era così popolare. Il social network protagonista di questo film è Facebook, che oggi come oggi si dice che venga usato soltanto dai cosiddetti boomer, ma all'epoca era il social che andava più di moda tra tutti i ragazzi. Io ricordo perfettamente che quando uscì questo film vi era stata una pubblicità ampissima su qualsiasi canale mediatico e lo stesso Facebook, ovviamente in accordo con gli attori, aveva creato i veri profili dei ragazzi protagonisti
è anche il profilo di Laura Burns. E ve lo posso giurare, gli insulti che c'erano nei singoli profili, sotto i singoli post rivolti ai protagonisti del film, erano una cosa che andava oltre la stessa pellicola cinematografica. Insulti veri e propri, minacce di morte, auguri che una macchina potesse investirli, per modi di dirli. Ma forse allora il film non ha poi così tanto sbagliato. Il potere di un post, il potere di una foto, di un video, è davvero così ampio da costringere delle persone a ritirarsi dalla vita sociale e a preferire il silenzio a delle probabili minacce e giudizi? Forse il messaggio non è stato recepito, o forse i ragazzi che sono andati a vedere questo film al cinema non hanno compreso appieno lo spirito. La pellicola voleva insegnare cosa può esserci dietro un gesto, non di certo incoraggiare gli spettatori a fare altrettanto verso dei poveri attori che hanno solamente interpretato dei personaggi. Un altro aspetto che vi voglio raccontare è la modalità di ripresa. Spesso siamo abituati a delle lavorazioni di produzioni molto molto lunghe che si protraggono anche per alcuni anni. Unfriended venne girato in soli 16 giorni, 12 ore di riprese al giorno. E a differenza di tantissimi altri film che utilizzano moltissimi set, si utilizzò una sola casa. Tutti i protagonisti erano dislocati in una stanza diversa, quindi il livello di insonorizzazione era davvero molto alto e molto molto buono, e erano in collegamento l'uno con l'altra via Skype. E in più non ci fu bisogno di telecamere, a parte per la scena finale, che ovviamente non vi posso raccontare, altrimenti che gusto ci sarebbe vedere il film. Viene raccontato tutto dallo schermo del MacBook della protagonista, Blair, facendo rientrare la pellicola nel genere cosiddetto found footage, ovvero il non ricorrere a una telecamera ma utilizzare uno strumento di ripresa tradizionale, come può essere il computer oppure lo stesso cellulare. Inoltre, il film è raccontato sotto l'aspetto del mockumentary, ovvero il falso documentario. Il falso documentario ha una storia molto lunga, ma anche molto interessante. È quel genere cinematografico in cui non si ha la ripresa della scena vera e propria, ma si hanno dei materiali che sono stati già pre-registrati in precedenza e poi messi insieme come una sorta di reportage. E ovviamente questo genere viene utilizzato specialmente nei film horror. Vi faccio un esempio. Se avete mai visto Cannibal Holocaust, e piccola parentesi, non guardatelo se siete facilmente impressionabili, vi accorgerete che accanto al racconto di questi giornalisti che revisionano i filmati di questa troupe, vi è anche il filmato vero e proprio, quindi il materiale riportato in patria. Stesso discorso potrebbe essere applicato a Paranormal Activity, dove le riprese di possessione, di presenza di questa entità, vengono raccontate in ottica poliziesca, ovvero è la polizia che ha ritrovato questi filmati e che li ha consegnati al grande pubblico con la solita avvertenza: queste riprese sono basate su fatti realmente accaduti. Ovviamente il fatto realmente accaduto c'è e non c'è, nel senso che Paranormal Activity è basato su una storia realmente accaduta, Unfriended no. Unfriended è all'apice di tutto questo, anche perché vi ho citato prima Paranormal Activity. Fa parte della produzione della Blumhouse. La Blumhouse è la casa di produzione di Paranormal Activity, Ouija e tutto quel genere cinematografico legato per l'appunto a possessioni demoniache e a interventi di divinità e a interventi di spiriti maligni in generale. Io vi consiglio questo film, recuperate Unfriended se volete avere uno spaccato di quello che è la conseguenza del bullismo, senza andare per forza a guardare nella nostra quotidianità. Abbiamo un esempio lampante su pellicola di quello che potrebbe veramente accadere. Potrebbe essere utilizzato anche per sbattere in faccia ai ragazzi quello che fanno. Una presa in giro
non è uno scherzo, è qualcosa che lascia un segno indelebile nella mente e nell'anima di una persona. E in più, perché no, è un ottimo esempio di questo falso documentario. Chiunque potrebbe medesimarsi in questa storia. Chi ha subito bullismo, me compresa. Compatisce Laura Burns, la capisce? Chi vittima di bullismo, parliamoci chiaro, non vorrebbe magari far capire ai propri bulli quello che ha fatto e dire: io sono qui, ma c'è gente che non c'è mai arrivata a questo punto. Davvero ragazzi, ve lo consiglio, è un film da sabato sera, oppure se siete facilmente impressionabili da pomeriggio, così non c'è questa atmosfera notturna a magari opprimervi. Però ve lo consiglio, vi ruberà un'ora e mezza, ma sarà l'ora e mezza meglio spesa della vostra vita. E a tal proposito vi segnalo anche una cosa, c'è un sequel, Unfriended Dark Web, uscito nel 2018 e anche lui ho colto molto bene dalla critica. Ma ormai il mio tempo è giunto al termine. Io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima puntata. Viva il cinema! Ciao! Io stacco! No, ti ucciderò! Ho una pistola, mi senti? Perché sta